Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Missili su Kiev, mentre Zelensky riceve il segretario generale dell'ONU Guterres. E Zelensky ha detto missili per umiliare l'ONU. Che tipo di messaggio è, secondo te? Ma mi viene una considerazione amara, che l'ONU si è già umiliato abbastanza da sola, nel senso che non aveva bisogno del missile di Putin per essere umiliato. Cioè cosa è stato fatto, non è stato fatto dal segretario generale. Poi si parla sempre dell'ONU come dire, ma tanto lì c'è il Consiglio di Sicurezza, ma non è vero. C'è il Consiglio di Sicurezza, c'è l'Assemblea Generale, ma le Nazioni Unite sono state costruite come un apparato, se volete, burocratico amministrativo permanente, il cui compito è quello di intervenire con sollecitudine e possibilmente anche prima che gli eventi bellici si producano, per cercare di in qualche modo di mettere assieme i cocci, di far discutere le persone, di offrirgli uno spazio fisico in cui poi, se questi non vogliono discutere, buonanotte ai suonatori. Però qui non è stato fatto neanche il tentativo. Cioè, questo arriva dopo 2 mesi, quando la guerra ha già seminato dei disastri terrificanti, delle conseguenze permanenti che per diciamo cancellare ci vorrà del tempo, e cerca non si sa bene che cosa. Allora, le istituzioni sono anche gli uomini che le rappresentano, che li formano. C'è stato un segretario generale delle Nazioni Unite, in epoche certamente non meno semplici di queste, che è morto, forse anche assassinato, non si sa, mentre tentava di fare il suo lavoro, la cosa per cui era stato nominato ed eletto. Si chiamava Amashon, morto in Congo, in epoche che magari il 90% dei vostri ascoltatori manco più ricordano, per fortuna. Beh, questo è stato tranquillamente nel suo ufficione nelle Nazioni Unite per 2 mesi, è stato a guardare cosa succedeva, lasciando cadere ogni tanto qualche dichiarazione di cui nessuno prendeva neanche nota. Allora, tra le vittime della guerra, e purtroppo ce ne sono quelle vive, purtroppo ora morte, che sono le più importanti e le più tremende, ci sono anche le Nazioni Unite, che continueranno ad esistere per l'attività meritoria, virtuosa e straordinaria delle agenzie delle Nazioni Unite, che c'è quelle che cercano di salvare, di porre un minimo di limite alla sofferenza delle persone impegnate da tragedie naturali o umane. Ma le Nazioni Unite come Parlamento dell'uomo, come veniva detto in modo un po' enfatico una volta, quelli sono stramorti. Professor Parsi, non c'era bisogno che arrivassero i missili ad un...